Grazie regia per la linea. Diamo il buongiorno a Mariangela Spinazzola, al nostro tecnico della prevenzione del cuore preferito. Beh, insomma, con lei stiamo scoprendo veramente tantissime cose. Se ricordate la settimana scorsa abbiamo cominciato a parlare della diversità dei prodotti surgelati e congelati. I prodotti surgelati sono quelli che troviamo nei banconi dei negozi specializzati piuttosto che nei supermercati, e abbiamo stabilito che sono dei prodotti sicuri per essere praticamente consumati ed eventualmente conservati ancora in casa. Ricordate nell'ultimo cassetto del freezer, che è la parte sicuramente più fredda. Veniamo adesso ai prodotti congelati. Ha studiato, Neri. Ho studiato, prodotti congelati, no? Questa è l'esperienza della casa, diciamo così. E allora, ci hanno regalato del pesce, ci hanno regalato della carne, o abbiamo della verdura non ancora cotta, parliamo di prodotti non cotti, che ci dispiace buttare, però non potendoli utilizzare nell'immediato, pensiamo bene di congelarli. È così? Si fa male. Dopo tanti anni abbiamo sfatato dei miti. Allora, il prodotto non si può congelare perché effettivamente noi non abbiamo all'interno di casa dei macchinari adatti che portano il prodotto fresco immediatamente a una temperatura di meno, in quel caso che la media del congelamento è meno 10 gradi. Pensate, scusami, stavo facendo un flash a tutti i frigoriferi visti nella mia vita, mio personale, di parenti, di amici, i prodotti fatti in casa anche, no? Però non cucinati in queste belle buste, in questi bei contenitori, vetro, plastica, quel che è, messi nel congelatore non vanno bene. Mi stai dicendo questo? Sì, esattamente. È chiaro che se lo si deve proprio congelare degli alimenti freschi e lo vogliamo fare direttamente noi, magari dobbiamo utilizzare delle misure adatte. Però se noi vogliamo dire se questa prassi deve essere effettuata o meno, no. Se invece noi vogliamo prendere il prodotto surgelato e lo vogliamo riporre nel freezer, questo senz'altro si può fare. Infatti parecchi mi chiedono: ma come mai il frigorifero è composto dalla parte a temperatura positiva e poi dopo dal freezer, se noi non possiamo congelare, quando capita che faccio dei corsi? E perché effettivamente quella parte del freezer è adatta solo ed esclusivamente a prendere dei prodotti industriali, cioè fatti da un'azienda alimentare preposta. Quindi non possiamo, come prodotto crudo, non può essere congelato? No, niente. Perché praticamente nella scorsa volta, nella scorsa volta abbiamo anche detto che il processo del congelamento non è altro che un processo che porta il prodotto fresco da una temperatura positiva a una temperatura negativa, va intorno ai meno 6 gradi, meno 10 gradi. Che succede? Siccome comunque è molto lento questo processo, all'interno del prodotto fresco si cristallizzano diciamo, la parte liquida, perché noi sappiamo che tutti gli alimenti contengono gran parte di acqua, e lì chiaramente c'è un problema. Allora, nel momento in cui avviene questo processo, siccome è un processo molto rallentato perché ce ne vuole di tempo per portare a questa temperatura, in quel caso si formano questi cristalli, che comunque sono dei cristalli abbastanza grandi, che prendono gran parte della forma liquida dell'acqua che è presente all'interno dell'alimento. È chiaro che nel momento in cui noi poi andiamo a decongelare l'alimento, noi vediamo che, a differenza delle aziende alimentari, il prodotto che noi abbiamo congelato non è uguale sia a livello organolettico, lo vediamo poi visivamente, che comunque è un po' più scuro, o comunque è anche una forma irregolare, non è più. Se noi vogliamo congelare della pasta fresca, nel momento in cui dopo riprendiamo la pasta fresca, vediamo che effettivamente ha subito delle alterazioni anche a livello proprio di colore. E allora questo deriva dal fatto che c'è stato questo processo di cristallizzazione da parte di questa parte liquida che si è gonfiata. A noi, quando andiamo poi a riporlo in una padella, per dire, è chiaro che non è il massimo degli alimenti. Giustamente noi parlavamo prima e dicevamo: e come mai tanti anni noi abbiamo congelato e stiamo bene? Certo, voglio dire, non ci sono problemi, perché effettivamente non ci sono delle malattie alimentari in questo caso. È chiaro, se il prodotto fresco a monte già ha la malattia alimentare, è chiaro che quando si decongela si ripropone male, e si moltiplica. Esattamente. Però, a differenza del processo di surgelazione che blocca direttamente i batteri, invece il prodotto congelato non fa
sottolineare perché? Perché effettivamente dipende anche dal sistema immunitario del soggetto. Magari noi adulti tranquillamente andiamo avanti con questi prodotti, siamo abituati, però il bimbo piccolino ne risente. Allora, quando vediamo anche magari delle colichette o qualcosa, derivano anche da queste cose che ci mandano. Ma come mai magari anche la mamma ha ingerito delle cose che provocano, diciamo, quest'aria all'interno, diciamo, del pancino dei bambini e tante altre cose? Senti, non mi dire che è sbagliato, se invece i prodotti sono cotti? La stessa cosa. Sì, è la stessa cosa, è proprio il processo del ricongelamento che non va effettuato assolutamente. Giuro che torno a casa e mi svuoto il frigorifero. Anzi, il prodotto cotto rispetto al prodotto fresco ha ancora più tempo per moltiplicarsi i batteri, perché il prodotto cotto sta intorno ai 65-100, una volta che è cotto lo teniamo, va intorno ai 70-65, fino a quando deve raggiungere da 70, andando a ritroso, fino a raggiungere i meno 10 gradi, ce ne vuole di tempo per raffreddarsi. Infatti si consiglia sempre di non metterlo caldo all'interno del freezer, perché va a creare dei fastidi all'interno, diciamo. Esatto. Ah, è chiaro che ci vuole più tempo. Invece il prodotto fresco, che comunque sta intorno a una temperatura di, che so, 15 gradi a seconda, vuole dire anche del periodo, e lo portiamo a meno 10, il tempo chiaramente per arrivare al processo di congelamento è minore, e dunque una moltiplicazione dei batteri è minima rispetto al prodotto cotto, se vogliamo proprio essere precisi. Quindi, per essere precisi, nel freezer vanno prodotti comprati e surgelati, sì, già surgelati, sì. È sbagliato congelare prodotti, farlo noi quindi, che siano freschi o che siano cotti, sì. Quindi in realtà il freezer serve solo ed esclusivamente per mantenere i prodotti già surgelati. Ma comunque per conservare il prodotto surgelato che l'abbiamo utilizzato in parte. Non ti ho chiesto manco se sconvolta. Sì, sono sconvolta perché mi rendo conto, a parte tutte le cose, perché voi capite bene che una donna che lavora, perché mamma, io non ho mai visto nello scomparto del freezer di mia mamma della roba congelata, perché giustamente lei ha fatto la casalinga per tutta una vita, no? Quindi nel suo ruolo c'era quello di andare a fare la spesa, quello di cucinare, di fare, di... Ma io personalmente, che lavoro, l'associazione, la televisione, eccetera, tante volte, mi viene da ridere, abbiate pazienza, tante volte magari cucino proprio un po' di più per congelare, dico così me lo trovo pronto, magari può capitare, ma sì. Guarda Mary, che a me viene da ridere ora che racconti questa cosa, perché ogni tanto, se vedo mia madre che lo fa qualcosa di nascosto, io non mi vendo a casa di mia madre, chiaramente ogni tanto che salgo e vedo che lei sta facendo qualche operazione del genere, dico sempre ti devo mandare in asta. E mia madre è disperata. Veramente sconvolgente questa cosa, non avevo, veramente questa era una cosa che non avevo mai saputo. Io pensavo che invece, per esempio, l'alimento comunque pulito, sistemato in queste bustine che poi fanno vedere anche in televisione, sì, quando sì, fanno sì, la pubblicità, sì, no, di questi prodotti freschi, generalmente sono verdure fresche messe poi nel congelatore, invece è proprio un principio sbagliato. Sì. Mi sembra che volessero sentirvi ancora, sì, non, sì, non io abbiamo ho detto, una via d'uscita. No, una, no, io ho detto che al massimo possiamo vedere delle misure da adottare affinché il prodotto congelato sia un attimino, diciamo, tra parentesi, più sicuro rispetto magari al fatto stesso, diciamo, diciamo rispetto al prodotto che comunque non è congelato, e lì in quel caso si può fare riferimento esattamente comunque a delle bustine che contengono effettivamente di una quantità di liquidi, o comunque la carta d'alluminio sempre poco resistente, non essere attenti perché in quel caso comunque vengono introdotti liquidi, o tipo ad esempio anche il pane, che spesso mettono della carta, la carta che comunque viene normalmente messa, diciamo, per il pane, per conservare il pane mettono direttamente questa carta, in quel caso la carta è un materiale che assorbe, chiaramente assorbe anche molta acqua, e dunque se proprio dovete congelarli, non so come dovete, in quel caso del materiale resistente, tipo anche contenitori di vetro, una bambina dei contenitori d'acciaio, chiusi perfettamente, così almeno ci ha
diciamo che anche quando la vede la vite almeno ha un colore più incredibile. Idoneo. È incredibile quello che ho scoperto questa mattina, davvero. Mi hai sconvolto. No, ma infatti in tanti anni che facciamo la trasmissione insieme non ti ho visto mai così sconvolto. Sì, mi hai sconvolto perché pensavo che invece fosse una sana, una buona e sana abitudine, invece non lo è fatto. Va bene. No, no, e beh, vabbè, d'altronde è giusto saperlo e insomma e capirle queste cose, perché oddio, ovvero se ci fosse qualcuno che ce le spiegasse un attimino, ce le avesse spiegate un attimino prima, probabilmente sarebbe stato meglio. Però da ora in poi, da ora in poi, giuro che vado a casa e svuoto completamente tutto il tutta la parte dedicata alla freezer del mio figlio, figuri, però senti Mariangela, non abbiamo più tempo, un cenno. L'argomento della prossima settimana. A proposito di questo, è venuta fuori, è scoppiata la moda del prodotto fai da te, no? Le nostre mamme, ancora le nostre mamme, la mia mamma, io ho 52 anni, quindi voglio dire, la mia mamma si facevano le conserve, ancora usa farle. Fa una faccia, poi scopriremo dell'altra roba che non vuol dire. I telespettatori mi dicono. Le salse, ecco le confetture che pare sia tornato di moda, le signore per passare il proprio tempo, quelle che ce ne hanno a disposizione, lo fanno, beate loro. La prossima settimana parleremo proprio di questo. Vogliamo capire esattamente? No, forse era meglio se non aprivamo questo momento perché mi sta facendo una faccia, è bella, ne sentirei delle belle. Rimandiamo alla prossima settimana. Rimandiamo alla prossima settimana. Maria Angela, ti ringrazio di essere piacere a parlare con te. Io spero che anche voi abbiate imparato qualcosa di nuovo questa mattina. Adesso linea alla regia e subito dopo la seconda parte con i nostri amici dell'associazione Dicono la Droga.